passato ci insegna, la storia ci insegna che laddove non si è garantita l'appropriatezza sia in termini farmacologici che anche di ricovero clinico, alla fine poi la sanità ha speso molto di più. Quindi quello che è fondamentale, e non soltanto in termini di spesa sanitaria, ma anche di spesa di ricadute sociali, perché ricordiamoci che c'è il dolore del corpo, che comunque quello poi con i farmaci e con le cure insomma si risolve, ma poi c'è anche un dolore più profondo, che è quello che appartiene alla memoria, che appartiene all'anima, e ogni volta che ci si ripensa il dolore ritorna. La preparatezza è fondamentale, questi sono tempi in cui c'è bisogno di mettere non la malattia al centro, ma l'ammalato con tutta la sua storia. La sanità sta cambiando, il decreto ministeriale 70 del 2015 ci porta ad una sanità dove si andrà per percorsi assistenziali, per cure assistenziali, per intensità di cure. Quindi l'ammalato, nel momento in cui si rivolge o al medico di famiglia o al pediatra se è un bambino, o al pronto soccorso o tramite il 118, il sistema di emergenza e urgenza, comunque si verrà preso in carico dalla sanità globale, quindi sia quella ospedaliera che quella territoriale, in funzione della malattia verrà curato con appropriatezza, seguendo appunto il principio della appropriatezza, per dare quindi la prescrizione giusta, il ricovero giusto, tutto quello che serve in funzione appunto della malattia e anche ai fini anche della riabilitazione, per poi, se tutto funziona bene, per poi restituirlo insomma, come dire, in buone condizioni alla sua vita privata, alla sua vita personale.